Ospite della scorsa puntata di pomeriggio 5, condotto ovviamente il programma in questione da Mirta Merlino, il buon Francesco Chiofaro, ex volto noto di Temptation Island, che ha voluto condividere la sua esperienza con i tocchi di natura estetica a cui si è sottoposto. Avrebbe disvelato diversi dettagli, anche abbastanza intima. Avrebbe fatto sapere di aver speso più di 100.000 euro, una cifra veramente immensa per quanto riguarda i tocchi estetici che, diciamo così, ha compiuto. In particolare, Chiofalo avrebbe rivelato che diverse versioni del suo corpo, inclusi interventi facciali, quelli ai denti, sono state richieste e finanziate dall'agenzia di moda con cui andava a lavorare. Un fenomeno, secondo lui, a cui è legato alla necessità e il bisogno per i fotomodelli di rispettare dei precisi standard estetici piuttosto rigidi e importanti. Lo stesso Chiofalo avrebbe detto: "Sono un po' vittima del sistema che parte dal mondo della moda e dei cosiddetti fotomodelli." Durante la testimonianza, Chiofaro ha spiegato che ha iniziato a lavorare come fotomodello nel 2010, faceva in pellicola Kodak, non era diffuso l'uso di Photoshop o altre app di ritocco digitale. A quei tempi, infatti, secondo l'uomo era essenziale che i modelli avessero un viso conforme e dei parametri estetici veramente specifici, ma anche inalterabili, perché non c'era la possibilità di correggere facilmente l'immagine a livello digitale, non c'erano gli strumenti, diciamo così. Ok, invece ora gli strumenti ce ne sono tantissimi, anche app sia per iOS che per Android, i quali non mancano. Va bene? Le stesse agenzie di moda andassero a incentivare le persone a compiere interventi di natura estetica per potenziare la loro bellezza. Va bene? Ogni tanto mi chiedo chi sono io, ma chi sono realmente io? Chiofaro quindi confessa che interventi estetici, motivati da esigenze lavorative, hanno avuto un impatto però anche sulla sua identità personale. Ma chi sono io effettivamente parlando? Come sarei stato senza questi interventi? Ok, è un topo insomma che non rimanda a dire, ma si espone in maniera molto trasparente davanti a Mirta Merlino a pomeriggio 5, facendo sapere quello che sta passando o ha passato nel passato e nel presente. Io vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi. Sia ben chiaro che questo video non vuole, ripeto, non vuole ledere la privacy di Francesco Chiofaro, a cui mando un abbraccio e un caro saluto, ma informare eventuali persone. Nascerebbe solo per questo motivo e non per altri motivi. Un abbraccio forte a Francesco Chiofaro, che tra l'altro è stato ospite anche di recente per un servizio di Reghiera a firma di Stefano Corti, inviato al programma di Italia 1. Ciao a tutti.